Eccoci qua a Parigi e iniziamo subito con il punto di riferimento più importante che è il Museo del Louvre, che è uno dei più celebri musei al mondo in assoluto ed è il primo per numero di visitatori che ha stabilito un record di 10 milioni, ma 10 milioni di visitatori nel 2019. E il museo ha preso il nome del palazzo che lo ospita e originariamente era una fortezza costruita alla fine del XII secolo durante il regno di re Capetingio Filippo II e poi fu anche una sede reale e governativa. Allora, nella collezione del museo del Louvre comprende 380.000 oggetti d'opere d'arte e ci sono in esposizione permanente 35.000 opere scelte dai curatori delle otto sezioni ed esibite in 61.000 metri quadri a loro dedicati. Il vanto del museo è la raccolta di 11.900 dipinti e la piramide e l'atrio sotterraneo furono inaugurati nel 1988 e completati nel 1889. Poi nella seconda fase venne anche fatta la piramide inversa che illumina il carrousel ed è stata finita nel 1993. Ecco, qua invece vediamo l'Arco del Trionfo del Carrousel di Parigi, che è una copia di quello di Settimino Severo a Roma e ha le stesse proporzioni, gli stessi principi. Nell'Arco del Carrousel sono anche presenti delle aperture laterali che consentono di passare sotto l'arco, eccetera, eccetera, costruito nel 1807. Qui siamo invece nella ruota panoramica che ha delle dimensioni di tutto rispetto. Allora, innanzitutto pesa 365 tonnellate di metallo, alta 75 metri e ha 42 navicelle. Qui ci troviamo invece nel giardino delle Tuileries, che in francese, vabbè, è un meraviglioso giardino in stile francese realizzato nel XVII secolo. Bene, adesso procediamo avanti verso le Champs-Élysées. E dicevo, questo giardino è stato progettato dall'architetto André Le Nôtre. Ecco, qui siamo usciti, adesso ci troviamo nella Piazza della Concordia, direzione Arco del Trionfo. Ecco, vediamo un attimo, qui c'è il Ministero della Marina lì di fronte. Ecco, l'Arco del Trionfo, questa qui è la via che si chiama la via dei Champs-Élysées. Ecco, qua ho fatto un po' di foto perché veniva un po' scomodo fare il video e ho fatto un pochettino di foto. Allora, questo quartiere di Parigi è il più famoso perché è il più ricco, il più lussuoso con i negozi e le Marche. Ecco, qua abbiamo le gallerie Lafayette che sono è un centro commerciale, diciamo così, di articoli lussuosi. E comunque dicevo, è la parte più ricca di tutta Parigi e probabilmente dalle informazioni che ho trovato, forse non ci abita neanche tanta gente perché è talmente costosa che pochi possono permettersi di abitare in questa zona. È una zona di shopping prevalentemente. Ecco, comunque ho preferito mettere le foto perché mi diventava più comodo. Ho messo le foto migliori, diciamo, mentre passavo, ho fatto alcuni scatti, giusto per far vedere un po' come si presenta, ovviamente Louis Vuitton e tutte le varie marche più costose. Arco del Trionfo, allora Napoleone Bonaparte, dopo la battaglia di Austerlitz, disse ai soldati che con lui avevano combattuto, si tornerà alle vostre case solo sotto gli archi di trionfo. E infatti, come
come in un famoso decreto imperiale datato il 18 febbraio 1806, ordinò la costruzione ed è stato finito nel 1836. Ecco qui la Torre Eiffel. Allora, innanzitutto una torre metallica completata nel 1889 in occasione dell'Esposizione Universale, e poi è divenuta il monumento più famoso di Parigi. Alta 312 metri, ha 3 piani, 8 ascensori, e l'appaltatore committente si chiamava Gustave Eiffel, quindi porta anche il suo nome. E invece qui adesso siamo dalla parte opposta a Champ de Mars, e abbiamo la vista esattamente dalla parte opposta. Ecco, quello là in fondo che vedete è il Museo d'Armi, e poi c'è anche la cattedrale di San Luis all'interno. E ecco, adesso qui ci stiamo spostando verso il Louvre, e facciamo qualche ripresa anche agli edifici quelli più belli. Ecco, qua vediamo ancora il Museo d'Armi. Museo d'Orsay. L'edificio fu progettato dall'architetto Victor Laloux nel 1898, e prima c'era una caserma. E si chiamava il vecchio palazzo, poi fu diciamo, è stata convertita in stazione ferroviaria, e poi alla fine è diventato il museo, che raccoglie opere tra il 1848 e il 1914, sculture, oggetti, fotografie, disegni, stampe, medaglie, pitture, un po' di tutto. Ecco il Notre Dame finalmente. Cattedrale del Notre Dame. Allora, è stata costruita nel 1163 e finita nel 1344. E è il monumento storico più importante di Parigi, ma anche di tutta la Francia. È una delle chiese più antiche, più vecchie e più imponenti, ed è ovviamente patrimonio dell'UNESCO. Purtroppo il 15 aprile del 2019 è stata gravemente danneggiata da un incendio che ha riportato al collasso tutto il tetto. Ecco qua, adesso iniziamo a costeggiare un po' il Senna e a vedere un po', facciamo una camminata qui nel Senna, vediamo un po' com'è. Ecco, tra poco alla nostra sinistra vedremo la Conciergerie, che è un palazzo di costruzione è stato costruito, diciamo, tra il X e il XIV secolo. La Conciergerie è un palazzo storico di Parigi, inglobato dentro nel grande complesso del Palazzo di Giustizia. Eccolo qua. Ed è vicino anche alla Sainte-Chapelle. E è quello che rimane dell'antico palazzo della residenza del re di Francia del X-XIV secolo, ed è una parte attualmente che fa parte ancora del Palazzo di Giustizia. Qui vediamo un po' di edifici, e siamo sempre nel lungo Senna. Vedete come sono stracarichi questi battelli? È incredibile, fanno quasi paura. Mi viene proprio la paura per loro vederli così pieni. E poi come si infilano sotto le arcate dei ponti. Vabbè, adesso come vedete vanno avanti e indietro sempre belli stracarichi. Ci sono diverse, anche di notte, vanno avanti e indietro, fanno anche le cene sul Senna. Ok, adesso stiamo pian piano ritornando verso il Museo del Louvre. Stiamo percorrendo gli ultimi metri. Parliamo di centinaia di metri, non pochi metri. Ecco, io mi sono spostato prevalentemente a piedi, però devo ammettere che in alcune tratte ho dovuto utilizzare il taxi per potermi spostare un po' più velocemente e non perdere molto tempo per riuscire a vedere le più cose possibili. E da quello che ho notato, i taxi non sono molto costosi qua a Parigi, per cui potete tranquillamente usarli per spostarvi nelle varie zone che volete vedere. E ovunque andate c'è sempre un sacco di gente,
non ho visto pericoli, sembra abbastanza tutto tranquillo, molto bello, assolutamente da visitare Parigi. Adesso tra poco ci avviciniamo al Museo d'Orsay ancora e riprenderemo a vedere un'altra zona. Ecco, dopo aver camminato circa 45 minuti, anche di più, siamo arrivati finalmente al Museo del Louvre. E appena lì dentro, in quegli archi, raggiungiamo facilmente la piramide del Louvre. Ecco, lì di fronte abbiamo l'Accademia Nazionale della Musica, guardate che edificio stratosferico, e qua abbiamo il Moulin Rouge. Dicevamo che il Moulin Rouge ha una capienza di 850 posti, è stato costruito nel 1889 e inaugurato nel 1891. Ecco, qui invece siamo saliti su a Montmartre. Qua sono dovuto salire in taxi perché c'è da fare una salita sulla collina. Abbiamo una vista molto bella. Abbiamo una vista spettacolare di tutta Parigi perché siamo in alto e poi alle mie spalle qua abbiamo la Basilica di Montmartre. Una zona anche questa molto trafficata e tra l'altro qui è una zona molto bella piena di localini per fare aperitivi e cene eccetera eccetera. Lungo la strada ci sono un sacco di localini, le stradine strette, pedonali eccetera eccetera. Ecco, spero che vi sia piaciuto il video, alla prossima.